Io sto utilizzando questo cordino piuttosto sottile di cui purtroppo non posso dirvi la marca perché l'ho acquistato al mercato in una rocca così anonima. Però normalmente allora questo è un cordino. Eh, abbastanza sottile non è di quelli spessi e quindi lo lavoro con l'uncinetto da 3 mi vedrete lavorare con il 3 in questo tutorial però normalmente a parte questo caso specifico io utilizzo sempre il cordino swan black che trovo sul sito della 3 sfere eh, ha un prezzo abbordabile e quello lo lavoro con il 3 e mezzo quindi potrete seguire anche questo tutorial utilizzando quel cordino lì Lavorandolo con un tre e mezzo oppure comprerete un cordino sottile su altri siti eh, che non nomino perché io non faccio pubblicità gratuita a questi siti, non hanno bisogno della mia pubblicità, e, e quindi eh, lo comprate dove volete, se lo trovate sottile che vi piace di più e lo lavorate con il 3. Allora, adesso iniziamo. Allora, come vedete, iniziamo il nostro progetto da una base ovale che adesso qui vedete già pronta. Eh, per fare questa base potete guardare il mio video che si chiama. Eh, eh, fondo ovale perfetto per borsa uncinetto vi che trovate cliccando in alto a destra vi appare adesso il link oppure nel box informazioni qui sotto vi metto il link oppure alla fine di questo tutorial vi rimetto sempre il link per quel video seguite quel video e preparatevi la base la base può essere della misura che più vi piace che preferite perché Ovviamente da quanto è lunga e larga la base dipenderà la dimensione del vostro zainetto o della vostra borsa a fondo ovale. Il mio è profondo 20, è lungo 25 cm e mezzo ed è profondo 9 cm e mezzo ed ho iniziato con una catena di base di 22 catenelle. allora ogni giro ha una larghezza di circa mezzo centimetro poco più se volete regolarvi appunto per quante eh, catenelle potete fare allora io ho lavorato qui sette giri e sette giri mi hanno dato vedete 5 No, ma neanche 4 centimetri e mezzo di ampiezza, quindi è un po' più di mezzo centimetro. Ogni giro, ogni giro sarà lungo circa 6-7 mm. Ok, la base è pronta. Che mi avvicino un pochino di più al lavoro in modo che potete vedere meglio. Ok, la base è pronta. Adesso dobbiamo iniziare a costruire il corpo della borsa o dello zaino che sale. Quindi, questo è il dritto del lavoro: lo giro al rovescio, piego. La base per lavorare più comodamente e quindi adesso inizierò a lavorare salendo e quindi smetto di fare aumenti smettendo di fare aumenti il lavoro si incurva e sale una catenella di alzata uh. Mm, apro una piccola parentesi, c'è chi lavora a spirale, cioè senza fare mai la catenella ad inizio giro e senza mai chiudere il giro, lavorerò anch'io in quel modo, ma dopo, dopo. adesso per i primi 3-4 giri preferisco ancora lavorare con la catenella di alzata perché il lavoro è più allineato e non è storto, perché purtroppo il vantaggio della lavorazione a spirale è sì quello di avere sicuramente eh, un lavoro con chiusura e inizio lavoro invisibile però è pure vero che il lavoro non è tanto allineato perché c'è uno scalino quindi allora quindi tornando a noi catenella di alzata rientro nella primissima maglia da dove parte la catenella però inserisco l'uncinetto solamente nella sola posteriore della maglia vedete allora la maglia a Ogni maglia è composta da due asole, una frontale e una che sta dalla più di là, dall'altra parte, una verso di noi e una al contrario da noi, quindi infilo l'uncinetto nell'asola posteriore ed eseguo una maglia bassa. In questo caso si dice maglia bassa in costa, perché si infila in una sola asola di ogni maglia e proseguo nello stesso identico modo per ogni maglia del mio giro. Nella prossima maglia entro nell'asola posteriore e faccio un'altra maglia bassa in costa. E faccio una maglia bassa in costa nell'asola posteriore in ogni maglia per tutto il giro in questo modo. Senza fare alcun aumento non ci serve adesso l'aumento ok devo incurvare il lavoro quindi non devo aumentare quindi alla fine di questo primo giro chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro non nella catenella, ma nella prima maglia bassa. Nel caso in cui voi aveste delle difficoltà a riconoscere qual è la prima maglia di ogni giro, perché vi confondete con la catenella, quando iniziate il giro e fate la prima maglia bassa, mettete subito un marca punto nella maglia bassa, non nella catenella, nella prima maglia bassa. Così a fine giro non ho sbagliate. Io riesco a riconoscerla, quindi non lo uso il marca punto, però non c'è niente di male ad utilizzarlo, anzi è una buonissima abitudine. Quindi chiudo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, in questo modo. Ok? Vedete che il lavoro ancora non si vede tanto bene perché è solo il primo giro, però già. Comincia ad incurvarsi perché non abbiamo fatto aumenti. Vedete adesso gli sto dando la forma io, però una volta che gli ho dato la forma vedete che il lavoro si incurva. Ok, per questo secondo giro inizio ancora con la catenella di alzata. Stavolta farò sempre una maglia bassa in ogni maglia sottostante, ma non più in costa, farò una maglia bassa normale. Quindi rientro nella prima maglia da dove parte la catenella e infilo l'uncinetto sotto tutte e due le asole della maglia ed eseguo la maglia bassa e continuo a fare la stessa cosa in ogni maglia sottostante. Una maglia bassa in ogni maglia del giro precedente per tutto il giro. Alla fine del giro chiuderò. Nello stesso modo del giro precedente, cioè con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Prima di andare avanti vi dico subito che mi sono dimenticata di irrigidire il fondo, cioè prima ancora di iniziare a risalire con questi due primi giri avremmo dovuto irrigidire il fondo della borsa, ma facciamo ancora in tempo perché in fondo abbiamo fatto soltanto Due piccoli giri quindi eh, fermo un attimo la spiegazione della eh, risalita del corpo della borsa e andiamo ad irrigidire subito il fondo per toglierci subito il pensiero. Allora, se voglio indurire subito la base del mio lavoro, innanzitutto vado a fare un piccolo nodino anche doppio qui dove ho finito di lavorare, vedete torno un attimo indietro, ho qui l'uncinetto allora tiro un po' l'asola all'allungo e faccio un nodino anche doppio per fermare il lavoro tanto con il cordino questi nodini si sciolgono vedrete che si sciolgono in un modo incredibile quindi non si crea nessun problema e adesso mi creo la base in rete ritaglio la base in rete per indurire il lavoro. Allora prendo la base, la, no questo foglio è piccolo, ce ne vuole uno più grande, prendo un foglio di carta, appoggio la base e con una penna ne traccio il contorno per avere il modello ovale che poi ricalcherò su la rete. Ok. Fatto fatta la sagoma la ritaglio e la riporto sulla rete in, pra, in plastica, oppure se usate il feltro la riporto sul feltro. Ecco qua. È il modo più efficace per riportare questo modellino in carta il modo più efficace per riportare una forma fatta bene sulla rete. Ritagliate il pezzo. Allora, la rete deve essere sempre leggermente più strettina di qualche millimetro della base. Intanto, vabbè, gli diamo una tagliata sommaria e poi la andiamo a rifilare per bene. Ok, intanto diamo una tagliatina. Poi non è che la rete deve chiaramente non possiamo tagliare dei quadratini in un modo perfettamente ovale sarà um, ecco, una forma di massima però per avere almeno un'idea della dimensione l'ho dovuta ricalcare allora la piegata è un po al contrario si ha preso il verso della piegatura riprendiamo la base ce la appoggiamo sopra e già vediamo che esce un po' fuori quindi la dobbiamo un po' impiccolire la cominciamo a rifilare un po in questo modo la diminuisco di una riga di quadratino vedete E man mano ce l'appoggio sopra e mi regolo, ecco già così va bene. Poi andrò a tagliare le sporgenze, così va bene, e la posso fissare con delle pinze per tenerla ferma. Se non avete queste pinzette, potete utilizzare benissimo le mollette da bucato. Qui non c'è bisogno di avere per forza tutti gli attrezzi super professionali. L'importante è lo scopo del lavoro: ce ne frega niente. Se non volete spendere soldi inutili, usate le bollette da bucato che vanno benissimo. Ecco, fissiamo la rete in plastica, andiamo a tagliare le sporgenze, ciò che sporge troppo facendo attenzione a non tagliare la base eh? mi raccomando fate estrema attenzione tagliate le sporgenze non c'è bisogno che la rete appunto sia sia proprio identica meglio un po più strettina tanto da la durezza la dà lo stesso anche se è leggermente più piccola, va bene, l'importante è che non sbordi fuori. Ci sono metodi diversi per attaccare la rete, questo è il mio metodo, è un metodo preciso, um, è il metodo migliore perché non fa trasparire in nessun modo la rete dall'altra parte. C'è chi si attacca alla rete lavorando all'uncinetto, ma io vi garantisco che... Uh, la rete traspare si vede quindi se volete fare un lavoro perfetto seguite questo metodo Allora vado a cucire con un normalissimo filo di cotone, potete utilizzare anche il filo da pesca invisibile, è indifferente perché tanto poi la borsa verrà affoderata, queste cuciture non si vedranno proprio, quindi diciamo non è fondamentale rendere queste cuciture invisibili, quindi state proprio serene e tranquille, sereni e tranquilli. Quindi semplicemente adesso fisso la rete in modo sommario, non è che dovete fare chissà quali cuciture precise da sarta. Allora, il nodino potrebbe sfuggire dall'asola di cordino presso cui l'ho fatto passare, quindi ci ripasso una seconda volta e do una gettata di filo, anche due, intorno all'ago per fissare, ecco, già mi si creando il nodo per fissare il filo senza che sfugga ok inumidite leggermente il filo per non farlo intricare per non far formare nodi e poi in modo ecco sommario prendete una parte di cordino passate attraverso la rete Cominciate a cucire la rete con punti anche abbastanza lunghi, non deve essere una cosa precisissima, tanto per tenere ferma un po' la base, così. Quindi non vi dovete spaventare, se non siete delle sarti, io non sono una sarti, io non so cucire proprio, mi arrangio così. Ecco, non c'è bisogno, questo lo sa fare anche mio marito, se guarda il tutorial. Eh? Tranquillamente, mio marito no, non sa mettere manco un bottone, ma se guarda questo tutorial sicuramente riesce a cucire in qualche maniera questa rete al fondale. <ride> Quindi non serve essere sarte, amiche mie, basta solo avere un po' di pazienza, mettersi lì, guardare come fanno gli altri, come vi spiegano. Quando siamo tornati al punto di partenza, due o punti di fissaggio nello stesso punto, due o gettate di filo in questo modo, ma pure quattro intorno lago e chiudete. Ok, tagliate il filo tanto poi qui andrà tutto coperto con la fodera non si vedrà nulla adesso abbiamo indurito chiaramente eh, dalla parte de... ah, ho dimenticato di dirlo questo lavoro si fa dalla parte del rovescio è eh. il dritto eccola è la base che si vedrà esternamente quindi questo lavoro dalla parte del rovescio adesso liberiamo liberiamo la sola e ricominciamo tranquillamente a lavorare con l'uncinetto. Ecco, sto andando avanti con il secondo giro, nel frattempo ho applicato la rete. A voi ve l'ho fatta applicare prima di iniziare questi due giri e ho fatto bene a farvela mettere prima, io mi ero dimenticata, quindi poi ho fatto disfatto i due giri che vi avevo già mostrato, ho riapplicato la rete in plastica e ho riiniziato a fare questi due giri. Quindi Eccoci qua con i primi due giri di maglia bassa. Possiamo fare quanti giri di maglia bassa vogliamo per creare questa base e poi cambiare punto. In genere io faccio 4-5 giri, poi cambio punto, creo una base solida e poi. Mi sbizzarrisco con punti fantasia diversi, però potete fare questo bordo di semplice maglia bassa alto quanto vi pare. C'è anche chi inizia subito con il punto direttamente dal primo giro. Vedete un po' voi. Io ho deciso di fare un bordino abbastanza alto e poi cambierò oltre che cambiare eh, punto, cambierò anche colore. Quindi vado avanti ancora per un po'. Di giri semplici di maglia bassa. Allora io in questi primi giri semplici di maglia bassa della base non faccio aumenti perché di solito i punti fantasia soprattutto tridimensionali abbastanza spessi che poi si vanno a fare per dare un po' di motivo e di carattere alla borsa in genere allargano svassano già loro di, direttamente la borsa quindi se io aumento anche qui alla base dopo viene mh, troppo Troppo larga, eh, quindi io suggerisco di fare gli aumenti alla base. Gli aumenti, ricordatevi, si fanno sempre e soltanto nelle curve non si fanno mai né davanti né dietro se dovete fare degli aumenti fateli in questa zona e gli aumenti che fate a destra devono essere uguali agli aumenti che fate a sinistra quindi se decidete di fare questi aumenti sulla base è perché avrete un punto fantasia successivo che non svaserà ulteriormente il lavoro e ce ne sono esistono eh? Quindi per esempio il punto fiammetta, che è un punto di un mio tutorial, è un punto che non svasa, quindi se volete dare una forma un po' più svasata dovete fare gli aumenti alla base, ok? Ma se guardate quel tutorial ve lo spiega. Io invece qui farò un punto canestro in costa che di per sé svasa già abbastanza e quindi non farò aumenti. Allora ho lavorato 5 giri di maglia bassa, ho tagliato il filo e poi ho nascosto l'eccedenza internamente. Uh, questa eccedenza non mi darà alcun fastidio, tanto sarà coperta dalla fodera, non si vedrà nulla. Se volete stare più tranquilli potete fissare questa eccedenza con l'accendino. Vi mostro come potete fare senza bruciarvi. Allora lasciate solo un pezzettino, prendete l'accendino, bruciate in questo modo e poi con l'uncinetto senza toccare premete il cordino fuso sul resto delle maglie in modo che non si muova più. Ecco qua, ecco fatto, vedete? E questo sta fermo qui. Non si sfilaccerà più in questo modo mi raccomando non toccate mai il cordino fuso con le mani perché vi bruciate usate sempre uno strumento mh, per fare questa operazione sono pronta per cambiare punto e colore passo al nuovo a ah io al nuovo colore mamma mia Ecco qua, volevo farvelo vedere che questo cordino che ha uno spessore similare non è la stessa marca, però lo spessore più o meno ho visto che è lo stesso, quindi lo posso utilizzare. Nodo d'inizio, inserisco l'uncinetto e da dove avevo chiuso, mi inserisco di nuovo. In questa prima maglia dove ho chiuso entro maglia bassissima per ancorare il filo e adesso eh, si sì, cambierà appunto però questo primo giro di impostazione lo faccio con una semplice maglia bassa perché è il punto di impostazione. Ecco qua. Quindi, ancora un giro di tutta maglia bassa semplice. Andremo al prossimo giro a cambiare proprio motivo di punto. Sta molto bene questo cordino variegato beige e rosso con questo bordeaux. Mi piace molto l'effetto Allora, secondo giro che già ho iniziato ora lo disfo e ve lo mostro dall'inizio, tranquille, tanto per farvi vedere quello che andiamo a fare adesso, e cioè un punto canestro in costa che ci darà questo effetto molto carino e anche un po' tridimensionale. Quindi, disfo di nuovo, ok. Allora avevamo chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, adesso per cominciare una catenella di alzata rientro nella prima maglia da dove parte la catenella ma non sotto tutta la maglia intera quindi solo nell'asola dietro in costa infilo l'uncinetto nell'asola posteriore ed eseguo una maglia bassa. Nella prossima maglia adesso, invece di entrare nella maglia corrente, quella di, di questo giro, entro nella maglia sotto del giro precedente. Allora questa è la maglia corrente, corrente cioè significa di adesso di questo giro. Questa invece qui sotto, facile da riconoscere perché è sotto il nuovo colore. Questa è la maglia di adesso, vado sotto il nuovo colore, questa è la maglia bassa del giro precedente, quindi infilo l'uncinetto qui sotto ed eseguo una maglia bassa facendo passare, vedete, al giro precedente. E questo è quanto, questo è la, eh, il punto canestro in costa, devo ripetere sempre una maglia bassa in costa un punto canestro maglia bassa in costa canestro in costa canestro in costa canestro per tutto il giro rivediamo nella prossima maglia entro solo nella sola posteriore ed eseguo una maglia bassa in costa nella prossima maglia vado al giro precedente sotto ed eseguo una maglia canestro un punto canestro rivediamo nella prossima maglia bassa in costa nella prossima maglia vado sotto punto canestro nella prossima maglia bassa in costa nella prossima vado al giro precedente questa è la maglia normale Sotto ci sono queste due asole. Io vado, vedete dove c'è? Si forma questa V? Io vado al giro precedente ed eseguo un punto canestro. Prossima maglia in costa. Prossima maglia vado sotto dove c'è la V. Sotto la V infilo e faccio un punto canestro costa canestro costa canestro per tutto il giro. Quello a cui dovete fare molta attenzione è di non sbagliare il punto canestro dove il punto dove lo andate a fare, dove infilate l'uncinetto. Allora la maglia bassa in costa poi individuate la prima individuate la prossima maglia e poi andate sotto c'è la maglia normale corrente sotto ci sono le due v per non sbagliare andate sotto le due v in questo modo un errore che si potrebbe fare per esempio è di invece di andare nella Prossima maglia del giro precedente vi sbagliate e andate in questa qui che invece avete già lavorato con la maglia bassa in costa ecco perché vi dicono prima individuate la prossima maglia questa guardate le due v che stanno sotto questa maglia ed è lì che infilate per fare il punto canestro e così non vi potete sbagliare costa e canestro per tutto il giro allora sono arrivata alla fine del giro mi è rimasta una sola maglia che lavoro come una maglia bassa in costa e a questo punto se voglio continuare a lavorare chiudendo ogni volta il giro entro nella prima maglia e chiudo con una maglia bassissima e da qui ricomincio il nuovo giro con una catenella. Entro al giro precedente della maglia corrente. Questa vado al giro precedente e faccio un canestro, un punto canestro, nella maglia successiva invece faccio un punto basso in costa. La filosofia è che ogni volta che trovo un punto basso in costa entro al giro precedente e faccio un canestro. Ogni volta che trovo un canestro, faccio un punto basso in costa. Vedete, alternando quello che avevo fatto invece al giro precedente, qui trovo una maglia bassa in costa e quindi faccio su di essa un punto canestro, qui trovo un punto canestro, su di esso faccio un punto basso in costa e vado avanti così per tutto il giro. Questo se ad ogni giro chiudo, se invece decido da questo punto in poi di non chiudere più i giri ma di lavorare a spirale. I punti vabbè saranno uguali ovviamente cambia solo il metodo di, di fine giro quando arrivo alla fine del giro non chiudo con una maglia bassissima vado a lavorare il nuovo giro direttamente dalla prima maglia bassa in costa allora qui ho la maglia bassa in costa entro al giro precedente lo riconosco perché ho la lineetta della costa quindi subito sopra la lineetta della costa entro e faccio subito un punto canestro e a questo punto vi consiglio quando si lavora a spirale di mettere sempre un marcapunto nella prima maglia del giro altrimenti non riconoscete più dove inizia e finisce il giro nella prossima maglia che è un canestro invece faccio la maglia bassa in costa nella prossima maglia che è una maglia bassa in costa entro sotto so, appena sopra la lineetta della costa e faccio un canestro e nel canestro che segue una maglia bassa in costa poi di nuovo canestro maglia bassa in costa canestro maglia bassa in costa canestro Maglia bassa in costa e così via per tutto il giro e ancora per molti giri. Lavoreremo sempre in questo modo. Ok, alla fine di questo secondo giro del nuovo punto, dato che ho deciso di non chiudere più i punti ma di lavorare in spirale per sempre uh, nella prima maglia che riconosco subito perché c'era il marca punto tolgo il marca punto e inizio un nuovo giro con una maglia bassa in costa perché qui trovo il canestro quindi maglia bassa in costa rimetto il marca punto così so che questa è la prima maglia del giro e proseguo con un canestro poi una maglia bassa in costa un canestro costa canestro costa canestro e così via per tutto il giro per tutti i giri che mi occorrono per raggiungere l'altezza desiderata per il mio zaino o per la mia borsa ecco come potete vedere già dai primi giri di questo punto canestro in costa non c'è stato bisogno di fare aumenti e il mio lavoro si è leggermente svasato in modo naturale eh, già come vi avevo spiegato in precedenza, quindi per questo punto io sconsiglio gli aumenti, a meno che non vogliate fare proprio una, una borsa tanto svasata, però vedete rispetto alla base come eh, è comunque leggermente allargata, ma allargata in un modo equilibrato, né troppo né troppo poco. Allora, con il colore sfumato ho lavorato 18 centimetri, non ho contato le righe e adesso torno di nuovo a questo bordo più scuro. Allora, vediamo come finire. Penultima maglia. Adesso nell'ultima maglia faccio... Una maglia bassissima, sto cercando di non creare lo scalino per poter cambiare colore. Quindi una maglia bassissima nell'ultima maglia e anche nella prima del giro una maglia bassissima. Tolgo il marcapunto e chiudo il lavoro con questo colore per poter passare a quello nuovo. Taglio il filo. Ho fatto già una catenella, tiro via l'uncinetto e vado a nascondere le maglie sul retro del lavoro. Passo il filo d'eccedenza sotto le maglie per nasconderlo e eh, in questo modo eh, avrò. Eliminato quello scalino che si crea quando si lavora a spirale e posso ricominciare tranquillamente con un nuovo filo. Allora creo una sola con il prossimo colore. Rimetto l'uncinetto nell'ultima maglia dove ho chiuso e dove con una maglia bassissima attacco il nuovo. In questo modo ok, adesso rientro in questa maglia e faccio il punto canestro nella prossima maglia bassa in costa e poi di nuovo canestro maglia bassa in costa e così via. A ripetere il solito punto fatto finora l'unica differenza è che cambio colore allora dal cambio colore ho lavorato tre punti con il punto canestro in costa e poi ho fatto gli ultimi due giri con le maglie basse semplici Sto ancora lavorando all'ultimo giro, l'ultimo secondo giro di maglie basse semplici. Quando arrivo alla fine vi faccio vedere come chiudo. Ah, volevo dire eh, durante questi giri eh, qui. Per non far vedere lo scalino del cambio colore, avete visto quando ho finito di usare questo colore chiaro? Ho chiuso il giro con la maglia bassissima. Poi ho ricominciato a lavorare in spirale questi ultimi eh, 5 giri. Ma sono 5 o sono 4? Mi sa che sono 4. Scusatemi, 2 di punto canestro in costa e due di maglia bassa perdonate ne avevo detto tre ne ho fatti due comunque o due o tre in cambia nulla eh. questi ultimi quattro giri poi ho ripreso a lavorare in spirale chiuderò ovviamente quando adesso quando arrivo alla fine chiuderò con la maglia bassissima perché chiudo proprio il, il lavoro insomma a questo punto i passi successivi vi sono inserire tutti gli elementi metallici proprio in questo punto della lavorazione quindi prima di indurire e prima di foderare ok vediamo gli elementi metallici che applicherò alla mia borsa però voglio specificare che non è necessario per forza, mettere questi elementi metallici. Le borse all'uncinetto sono belle anche nella loro semplicità. Io però ce li ho e poi voglio anche mostrarvi, insomma, come si applicano. Allora, metterò quattro chiodini che vanno sul fondo della borsa, in modo che quando viene poggiata per terra è protetta da questi chiodini e si sporca meno poi eh, io metterò due moschettoni anche per la tracolla perché sì, farò uno zaino per farvi vedere come si fa lo zaino ma poi io lo trasformerò in una borsa perché non porto eh, gli zaini <ride> Quindi e comunque voi potreste anche fare uno zaino che a sua volta ha anche la tracolla e diventa sia borsa che zaino okay? poi mi servono tre anelli per applicare le stringhe dello zaino uh, un, due anelli sotto e un anello sopra perché la stringa passerà pa partono da qui e poi si uniscono sopra. Ok. I tre automatici, due automatici vanno sul laterale a formare le pieghe. Rientrate ad inizio sulla bocca della borsa, e in modo che e mettiamo due automatici, una a destra e una a sinistra. In modo che possiamo aprirli o chiuderli a seconda che vogliamo formare questa piega. Quando magari dobbiamo mettere tanta roba dentro lo zaino, li apriamo e la borsa diventa più capiente, e poi un altro automatico per la chiusura ovviamente potreste mettere anche un bottone. Fissiamo la piega all'altezza che ci sembra giusta e con due semplici mollette da bucato teniamola fissa. Una volta che la teniamo ferma, possiamo allora posizionare gli automatici. Allora, li, li spogliamo dei loro pezzetti, li apriamo ecco a questo punto si può dare la posizione all'automatico lo scusatemi eh. allora semplicemente vedete come è fatto no lo si inserisce all'interno delle maglie da una parte e dall'altra senza fissarlo e poi Chiude in modo provvisorio per vedere se la posizione è giusta e la posizione è questa. Quindi riapriamo, ok. Togliamo la pinza. La molletta a questo punto dobbiamo tornare dalla parte del rovescio in questo modo inserire la piattina di fissaggio premere e chiudere in qualche modo facendo pressione le linguette vi aiutate con una pinza è sempre meglio ecco. con una pinza schiacciate bene e fissate le linguette le dovete schiacciare bene bene in modo che l'automatico resti fermo ecco qua da quest'altra parte la stessa identica cosa stando attenti a non perdere la posizione ci sono le due linguette mettiamo il fermo Cominciamo a piegare le linguette, una volta piegate con la pinza le schiacciamo bene bene, vedete il secondo mi è venuto già meglio del primo. Ecco qua, schiacciamo bene bene, è venuto meglio di quest'altro. Schiacciate bene le linguette, a questo punto la piega si forma da sé con l'automatico. Ecco qui. Quando ci serve la borsa più grande, basterà aprire l'automatico e abbiamo la borsa in tutta la sua ampiezza. Può succedere che dentro dobbiamo mettere un golfino o qualcosa. L'ampiezza della piega interna... La decidete voi se la volete fare più piccola, la fate più piccola, a me piace così, mi piace in questo modo, tanto quando apro la borsa tranquillamente posso aprire anche gli automatici, dall'altra parte fate la stessa identica cosa. dopo aver posizionato gli elementi metallici, giriamo la borsa zaino dalla parte del rovescio in modo da poter mettere le altre parti indurenti e la fodera. Poi ci occuperemo anche della patta, infatti abbiamo messo la chiusura con l'automatico solo una parte, dobbiamo fare la pattina, la patella, anche detta e poi ci occuperemo anche di quella. Adesso Finiamo di indurire e di mettere la fodera. Ok, taglio due pannelli di rete uguali. Ok, così. Allora, per prendere la misura del pannello dobbiamo irrigidire solamente il davanti e il dietro lasciando fuori le curve, in modo da non ci serve... Irrigidire i laterali quindi prendiamo la misura giusta e per i laterali per i pannelli davanti e dietro, nel mio caso, vi dico quant'è altezza 23 e mezzo, larghezza 21 e mezzo ok chiedo scusa per i rumori purtroppo oggi c'è il delirio nel posto in cui vivo ambulanze traffico c'è di tutto apportate pazienza allora adesso cucendo fissiamo la base e poi dando la forma e appiattendo bene cuciamo anche la sommità non facciamo arrivare la rete proprio proprio alla fine eh? Un mezzo centimetro prima con dei puntini cerchiamo di fissarla per tenerla ferma allora io inizio a fissare dalla base ecco qua. il filo utilizzate quello che vi pare tanto non si vedrà nulla Accendo un po' di luce per farvi vedere meglio, quindi cercate di unire prendendo un pezzo di anche un po' di cordino la parete alla base in questo modo. Per la base consiglio di cucire lungo tutto il margine, per i laterali possiamo anche cucire soltanto un paio di punti in alto. Comunque cerchiamo di farla stare ferma il più possibile la rete in modo che quando poi andiamo a maneggiare la borsa non si muove, non ci dà fastidio. Al posto della rete potete anche utilizzare il feltro che rimane meno rigido, se preferite un effetto meno, appunto, meno teso, meno rigido potete mettere anche il feltro. Il sistema di fissaggio è lo stesso, invece di cucire intorno alla plastica andrete a cucire il feltro. C'è anche un video, un mio video di una borsa che c'è scritto eh, con rete. E feltro, potete guardare anche quel video per farvi un'idea di come ho cucito il feltro, ma vi ripeto, non è che c'è tanta differenza. Cioè, il sistema è sempre quello, però, potete guardare quel video tanto, io vi vinco. Tutto, andate nel box informazioni e trovate un po' tutti i miei video delle borse, poi, alla fine, sempre la stessa ripetizione perché il modo di irrigidire è sempre lo stesso, in realtà che sia uno zaino, una borsa, una, una shopper, una qualsiasi cosa e eh, poi il sistema è sempre lo stesso. Infatti per quanto riguarda la fodera, poi vi rimando al video della fodera, quella semplice, io fodero tutto in quel modo perché mi trovo meglio, faccio prima e vi linko anche quel video lì. Ok, adesso quando andate a fissare in alto, tiro un pochino su la telecamera per mostrarvi meglio. Dovete infilare la mano dentro e accostare bene il tessuto della borsa alla rete per capire perfettamente qual è il punto dove fissare in alto. Quindi mettete due belle pinze pinze o mollette da bucato quello che vi pare per tenere fermo nel punto giusto dopo aver fissato potete cucire e deve essere dritta io qui già vedo che non è dritta quindi ecco perfetto ok adesso si può cucire anche qui in alto scendo anche un pochino in giù per tenere meglio fermo La stessa cosa dall'altra parte, poi posso cucire anche un pochino qui su in alto. Più cucite, più sta ferma. Quindi se la cucite tutta è anche meglio. Qui ok, e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Allora, quando andate ad applicare l'altro pannello, dovete fare attenzione che sia perfettamente parallelo all'altro. Il punto in cui posizionate la rete è fondamentale perché, se la posizionate, per esempio, un po' più traslato verso destra rispetto all'altro pannello, la borsa viene storta e sbilenca. Spesso nei gruppi vedo foto di borse dove eh, qualcuno chiede mi è venuta storta, come mai? Il più delle volte viene storta, non solo perché si sbagliano i punti, ma anche perché magari viene applicata male la rete. Quindi questa è un'operazione che dovete fare con molta pazienza e lentezza, mai lavorare con la fretta. Rilassatevi, mettetevi una musica zen. E con molta pazienza questa operazione sarà fondamentale ok fate più e più prove fissate prima di cucire definitivamente sempre meglio disfare che sbagliare ok abbiamo irrigidito fronte retro e base Adesso possiamo tranquillamente mettere la fodera e coprire tutti questi rinforzi. E in alto a destra c'è il link per il video come si mette la fodera, lo trovate anche nel box informazioni o alla fine di questo tutorial. creiamo la patella direttamente attaccandoci sul retro della borsa davanti retro allora vediamo se riesco a fare una ripresa che vi fa vedere bene tiro su mi riattacco con un nuovo filo e farò dalla prima all'ultima maglia tutte maglie basse quindi creo la patella direttamente qui sul dietro con l'uncinetto, entro nella prima maglia e faccio già la prima maglia bassa. Possiamo... ecco qua. Tenendo chiusa la piega per capire bene qual è il margine da lavorare è importante che tenete chiuso per adesso proseguo con una maglia bassa in ogni maglia sottostante lungo tutto questo margine fino ad arrivare qui all'ultima maglia ecco qua lavorata l'ultima maglia bassa una catenella volto il lavoro e rientro nella prima maglia la catenella è solo di alzata e Torno indietro con una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino a tornare alla prima maglia bassa dove avevo iniziato il giro precedente e seguo ancora in questo modo. 1 2 altri due giri quindi in tutto 4 quatt eh, scusate quattro righe di maglia bassa in questo modo avanti e indietro solo su questo margine dietro ok 4 righe di maglia bassa adesso iniziamo dalle righe successive a diminuire per creare la patella nelle prime due maglie lavoriamo normalmente maglia catenella e volto prima maglia bassa normale seconda maglia bassa normale terza e quarta maglia eseguiamo la prima diminuzione infilo l'uncinetto nella prossima maglia e tiro un cappio ottenendo due asole sull'uncinetto Inserisco l'uncinetto nella prossima maglia, tiro un altro cappio e ho 1, 2, 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e lo passo attraverso tutte e tre le asole chiudendo queste due maglie basse incomplete insieme ed effettuando così una diminuzione. Adesso proseguo con una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Normalmente, senza diminuire nulla, mi fermo 1-2-3-4 maglie prima della fine e qui eseguirò l'altra diminuzione per fare il pari con l'inizio e poi inizierò un'altra riga. Riga lavoro senza diminuire. Faremo una riga di diminuzione e una riga senza diminuzioni. Le diminuzioni si fanno tutte nello stesso modo come vi ho già mostrato. Quindi adesso sto facendo la riga che non si diminuisce. La prossima riga diminuisco esattamente come vi ho appena mostrato, cioè all'inizio e alla fine, la riga dopo non diminuirò e così via fino ad arrivare ad un certo punto che adesso vi mostro. Ricapitoliamo le diminuzioni. Allora, le prime quattro righe non si fanno diminuzioni e facciamo una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Alla riga 5 iniziamo a diminuire. Facciamo una diminuzione all'inizio della riga e una alla fine. Quindi sono due, una all'inizio e una alla fine come vi ho fatto vedere. Alla riga 6 non si diminuisce. Riga 7 di nuovo due diminuzioni, una all'inizio e una alla fine esattamente come la riga 5, sempre uguale quando si diminuisce. Alla riga 8 non, diminua, non si diminuisce. Riga 9 di nuovo due diminuzioni, una all'inizio, una alla fine, riga 10 non si diminuisce. Riga 11: Due diminuzioni: una all'inizio, una alla fine. Riga 12 non si diminuisce. Da qui continuiamo poi a non diminuire più nessuna diminuzione fino all'ultima riga che è la riga 20 e arriviamo quindi alla riga 20 a questo punto. Adesso applichiamo l'altro pezzo di automatico per poter chiudere possiamo farla anche dopo e facciamo un ultimo giro di rifinitura qui intorno alla patella Ok, è arrivato il momento di mettere le stringhe per creare lo zaino. Tutti gli zaini hanno le stringhe. Io utilizzerò queste già pronte che partono dal basso, una qui e una qui, e poi si applicano unite in alto. In questo modo, per creare appunto le stringhe, allora, eh, non è possibile dare una misura standard perché di ogni stringa perché dipende dall'altezza della persona dipende anche dalla stagione in cui eh, si porta perché un conto è indossare lo zainetto sopra una canotta e un conto è indossarla sopra un piumino gonfio e poi appunto dipende anche dall'altezza la misura e la corporatura della persona per questo vi suggerisco secondo me la cosa migliore è utilizzare delle stringhe già pronte che è possibile regolare oppure le potete fare voi. Vi linko nel box informazioni e alla fine di questo video. Come si fa una tracolla? Chiaramente, nello stesso modo in cui fate una tracolla, potete fare anche due stringhe per lo zainetto. Quindi ci servono tre anelli, possibilmente di questa forma. Piatta sotto e arcuata sopra, da posizionare uno e due più o meno in questa posizione in basso e un altro in alto. allora adesso con l'aiuto di due pinze da bigiotteria è un'operazione che faccio fare a mio marito perché ho le picondilite al braccio sinistro e non riesco a farlo dovete aprire gli anelli per poterli inserire nel, nella trama della, della borsa oppure li potete andare a cucire se sono troppo, eh, troppo duri da aprire Allora, mettiamo gli anelli in questa posizione in basso, quindi una volta aperto passiamo aiutandoci con l'uncinetto per alzare un pochino le maglie, facciamo passare. Sotto le maglie. Ecco. Più maglie utilizziamo. E meglio è perché chiaramente starà più fermo. adesso chiudiamo ecco qua e facciamo la stessa operazione a destra a sinistra e poi un unico centrale io direi più o meno al perfettamente al centro a questa altezza non proprio alla fine eh? un pochino qui perché se lo mettete alla fine vi alza la patella in questa posizione una volta chiuso l'anello rigirate ecco in questo modo eh, l'avevamo girato solo per avere la possibilità di chiudere comodamente rimettete l'anello in questa posizione allora, se vogliamo cucire l'anello, io prima lo cucio con un filo di cotone e poi con il cordino stesso vado a coprire queste antiestetiche cuciture. anche la possibilità di utilizzare la borsa sia come tracolla che come zaino cioè come borsa normale allora basterà innanzitutto mettere due anelli lateralmente anche qui sotto gli automatici per attaccare il manico in modo classico i manici si trovano anche già pronti da acquistare in merceria oppure lo potete fare voi se volete fare questo tipo di manica tracolla fatto su rete quindi che non si deforma, non si allunga. C'è il video apposito al quale vi rimando. Guardate il video perché è facilissimo e questa è la tracolla normale. Se voi attaccate anche i tre anelli dietro. Che tanto stanno dietro, non vi danno nessun fastidio. Potete trasformare a seconda della necessità la borsa anche in zaino, fate passare la tracolla attraverso il primo anello, in questo modo, e poi attaccate i moschettoni agli anelli più in basso in modo da formare due stringhe per le spalle. In questo modo qua. Chiaramente non è proprio, cioè, dovete un po' adattare, però si forma, vedete, lo zaino e lo potete portare anche come uno zaino, sia monospalla che di dietro sulla schiena. Dovrete fare la tracolla un po' più lunga io penso almeno per poterla portare anche su un cappotto un giubbotto almeno un metro e venti e il mio consiglio è quello di comprare delle tracolle già fatte per lo zaino ve lo consiglio vivamente si possono fare a mano per carità eh, però non so quanto ne valga la pena perché se vi fate i conti del cordino che sprecate per farlo e vi comprate i manici già pronti più o meno siamo lì eh? non è che c'è tanta differenza comunque sia anche le stringhe eh, per fare lo zaino dietro se le volete fare separate farete una stringa che si attacca sotto e l'altra parte si attacca sopra in questo modo senza, i senza il moschettone e poi l'andate a fissare cucendo in questo modo da una parte e dall'altra, se volete fare le stringhe fisse dello zaino, in questo modo lo zaino eh, si tiene meglio diciamo del, del modo bivalente che vi ho mostrato prima cioè la tracolla che diventa zaino c'è cioè, cioè comunque il manico che un po' scorre invece se voi lo fissate così cucendo eh, sapendo che lo userete sempre solo come zaino così è più comodo e ci sono vari video per fare i manici c'è quello su rete se no quello semplice con la spighetta rumena eh, ve li linko tutti nel box informazioni alla fine di questo video oppure vi appaiono durante il video in alto a destra ogni tanto io userò come borsa perché per me lo zaino non è comodo non mi piace però ho fatto il video per accontentare tutte coloro che amano lo zaino e, e ne hanno necessità se questo video vi è piaciuto vi chiedo un like cortesemente un mi piace iscrivetevi al mio cl canale cliccate sulla campanella per rimanere aggiornate eh, di tutti i nuovi video vi ringrazio tantissimo per avermi seguito un abbraccio ci vediamo presto